Questo esercizio si chiama squeeze squats. Allora, prendete la posizione di uno squat normale, però divaricate poco a poco le punte. Allora, è un piccolissimo movimento su e giù, ok? Però quello che dovete concentrare è la posizionamento dei piedi, ok? I piedi sono leggermente divaricati a V, ok? Sono inclinato in avanti con il busto in avanti, glutei indietro, ma sto spingendo sulla parte esterna del piede, ok? E continuo come stessi provando di aprire il pavimento sotto di me, ok? Apro e quando apri i piedi, ok, sentirai diciamo attivare tutta la parte esterna della coscia e dei glutei, ok? Continuiamo, squeeze, continui proprio a aggrapparti a terra con la parte esterna del piede, il tallone, e apro proprio veramente come se stessi provando di strappare il pavimento, ok? Spingo verso basso, continuiamo. Ok, squeeze squat, perché sto schiacciando, stringendo la terra con i miei piedi e sentirai che proprio i glutei che si attivano. Continuiamo, ok? Ancora 15 secondi, bellissimo esercizio, proprio per i glutei, non solo per riscaldare, ma proprio per allenare la parte più profonda del gluteo, ok? Proprio dove ci dovrebbe essere la solca, non so, proprio quel solco che vedi, gluteo bello tonico, alto, ma poi c'è questa parte concava, ok? Non perché è svuotato, ma perché è tonico. Continuiamo, ci siamo quasi. Dammi un altro 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eccellente. Passiamo al prossimo esercizio insieme. Nuovo esercizio, andiamo a rifare un V-back. Vuol dire che chiudo le punte adesso, proprio così, punto chiuso, divarico ancora di più i miei taloni e comincio a fare un V a rovescio, che allungo. Adesso qui, quando sto allungando, tocco il tallone giù, ok? Ricordate che senza l'elastico questo esercizio vale a nulla, ok? Così, se state facendo il mio bootcamp, prendete l'elastico, se avete bisogno dell'elastico potete andare sul mio sito postsport.com, altrimenti lo potete trovare in quasi qualsiasi negozio di sportivo nei grandi centri commerciali, ok? Io sto usando uno di media pesante intensità, 0,5, ok? Così, la giusta resistenza per le gambe. Continuo a toccare e quando arrivo al tallone schiaccio il gluteo. Schiaccia, contrago, continui. Come sta andando questo allenamento? Poi l'altra cosa, ho dimenticato di dirvi, scattatevi le foto prima e dopo. Aiutano sempre a vedere i veri risultati, ok? Ricordate, non so come farmi le foto del mio lato B, c'è lo specchio, ok? Potete anche mettere il timer sul vostro smartphone e lo giri e scattati le foto, ma è importante così vedete i vostri risultati. Quando vedi i risultati venite proprio spronati a lavorare ancora di più per avere ancora più risultati. Continuiamo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultima 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and stop. Liberatevi un attimo e passiamo al prossimo esercizio di booty camp insieme. Uno fondo è sempre eccellente per il lato B, allora portiamo la gamba destra in avanti, ok, scendiamo a piombo, ok, proprio giù, 2, 3 e 4. Adesso quando scendo giù sto calcolando, cioè concentrando sul tallone sotto di me, ok? Anche di poco anche, ok? Appoggio tutto il peso sulle gambe anteriore, ok? Non quella posteriore, concentri tutto il lavoro davanti. Continuiamo, facciamo 8, 7, 6, 5, 4, occhio, 3, 2, cambio, ok? Concentrando sul tallone, ok? Ginocchio sotto il tallone, leggermente ancheggiata, vedi, leggermente ancheggiata, ok? E spingi verso basso, non verso alto, sto spingendo giù, 2, 3, 4, 5, 6, pronti, cambio. E 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. 8, 7, 6, 5, spingo giù, 2, 3, cambio. 8, 7, 6, 5,
4, 3, ricordi, sempre verso basso, e vai, tallone, 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 spingo giù, 2, 3, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and stop. A fondi fanno sempre molto bene i nostri glutei e passiamo sul nostro prossimo esercizio. Ora andiamo a fare i stacchi, uno degli esercizi in assoluto più belli per i glutei, in particolare il gluteo basso, il gran gluteo. Ok, l'elastico è necessario, ragazzi, potete utilizzare nel frattempo magari un paio di calze usati, insomma vecchi, quelli che non userai più, però la verità, vai a un negozio sportivo, comprati l'elastico perché pesa poco ed è uno dei, diciamo, attrezzi ginnici meno costosi e più utili sulla pianeta Terra. Allora, per fare i stacchi chiuderemo i talloni insieme, ok? Passando l'elastico sotto i nostri piedi, divare con le punte. A questo punto accorcio la presa sull'elastico più possibile e rimango inchinato con le gambe tese. Schiaccio in avanti, ok? E torno indietro, come se stessi provando di passare tra due macchine sporche, ma c'ha un paio di pantaloni bianchi addosso, ok? Spingo partendo dai talloni insieme, polpacci insieme, interno coscia insieme, schiaccio alla fine i miei glutei, come se stessi provando di schiacciare o stritolare il mio peluche preferito. Schiaccio e scendo, e schiaccio e scendo. E quello che ti sta portando il bacino in avanti è proprio i glutei che si contraggono, ok? Contrago e torno giù, tiro e torno giù. Se è troppo facile, accorcio la presa sull'elastico, continui ancora, adesso rimani su, adesso schiaccia i glutei, i talloni insieme, schiaccia, ok? E noterai, ok? Noterai che nonostante quanto tu stai schiacciando i glutei, si rilassano, continua a schiacciare, continua a schiacciare, e proprio loro si rilassano da soli, e tu devi continuare a schiacciare avanti, e scendo giù, 2, giù, 3, e giù, 4, continui, bacino in avanti, torno indietro, bacino in avanti, torno indietro, bacino in avanti, e teniamolo, 8, 7, 6, 5, schiaccia, 4, 3, e facciamo le ultime 8, scendo e schiaccio, 2, schiaccio, 3, avanti, 4, continui, 5, schiacci i glutei in avanti, 6, 7, e rimango su, tengo la posizione, ultimo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, piega le gambe, recupero l'elastico, questi siamo uno stacchi, questo è il nostro booty camp, mi raccomando, insistete giorno dopo giorno, 30 giorni insieme per avere i glutei più tonici. Alla prossima esercizio, ciao! Allora andiamo a fare uno dei miei esercizi assolutamente preferito per il nostro glutei, alzate laterali, ok, andiamo, allora giri la punta verso basso, ok, punto verso basso e tallone verso alto, ok, tiriamo, continui, vai, vai, e sentirai subito che si attiva tutto, ok, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultimo 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambia la gamba, ok? Porta le gambe dall'altra parte, giri l'altra se state usando il vostro divano, giri la punta in verso basso, continuiamo, 1, 2, 3, ok, provi di ricordare che la gamba è a un angolo retto, ok? Non tiri le gambe in diagonale indietro, quello sarebbe rubare, ok? Se guardi lateralmente vedi, diciamo, il collo del piede
Ancora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 2, 8. Continui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ultima 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Oh. Eccellente. Batti un attimo sui glutei e passiamo sul prossimo esercizio di butica. Allora andiamo a fare uno dei miei esercizi assolutamente preferito per il nostro glutei. Alzati laterali. Ok, andiamo. Allora, giri la punta verso basso, ok? Punto verso basso e tallone verso alto, ok? Tiriamo. Continui, vai, vai. E sentirai subito che si attiva tutto, ok? Ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultimo 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambia la gamba, ok? Porta le gambe dall'altra parte, giri l'altro se state usando il vostro divano, giri la punta in verso basso, continuiamo, 1, 2, 3, ok, provi di ricordare che la gamba è a un angolo retto, ok? Non tirare le gambe in diagonale indietro, quello sarebbe rubare, ok? Se guardi lateralmente vedi, diciamo, il collo del piede, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 2, 8, continui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ultima 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Oh. Eccellente. Batti un attimo sui glutei e passiamo sul prossimo esercizio di butica.